si entra indisturbati nel giardino del palazzo baronale. Il cancello è aperto, non ci sono controlli, nessuno che guardi se entrino dei bambini o meno. Quello che salta subito agli occhi è l'incuria nel quale vive il giardino dello stabile, costato milioni di euro, 2 miliardi tanti anni fa per l'acquisto e 3 milioni di euro per la ristrutturazione. Passeggiando si notano bottiglie e rifiuti nel prato, ma quello che è più sconcertante è la situazione nella quale vivono i bagni al di sotto della tribunetta in mattoni. I commenti in questo caso sono davvero inutili. Tutto è distrutto e chiunque può accedervi. In questo periodo di chiusura scolastica, qualunque bambino può entrare e ferirsi. Ancor più grave è la situazione del vano ascensore e della cabina elettrica. Vetro sfondato e acqua penetrata dappertutto. Non ci sono protezioni, non ci sono sbarramenti, nulla. Da anni si attende l'affidamento della struttura, che ora come ora è assolutamente inagibile, nonostante chiunque possa entrare, nonostante ospiti il comando vigili. Nelle campagne elettorali degli ultimi anni tutti i sindaci hanno promesso l'apertura, ma non si è mai trovato un accordo. Ed ora l'antico e bellissimo palazzo baronale è distrutto, degradato e pericolosissimo per chiunque. Ed il tutto avviene a 2 metri dal comune e dalla finestra del sindaco e della giunta comunale.